Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Buonasera a tutti. La cucina di A Tavola con Silvia, giustamente. Allora, questa sera, visto il successo di un tipo di piatto che ho fatto recentemente, lo ripropongo in un altro modo. Invece di fare la teglia scomposta di pomodori ripieni al forno, faccio i peperoni ripieni al forno. Buoni. Sì, col riso però, non con la carne. No, con la carne no, non mi piace l'idea, non li voglio fare. Allora, cosa serve? Questi me li faceva mia madre, mi pare. Mamma, che me li facevi questi? Mo ti risponde, guarda. Mi risponderà. Certo, adesso ti chiama, guarda che forse. Vabbè, ma... Allora, brutta voce. No, non è vero che c'è una brutta, anzi c'è una bella voce. Allora, dicevamo, abbiamo qui... 1,5 kg di pomodori, ex pomodori, quelli da sugo che già ho frullato per accelerare un pochino i tempi. Qualcuno mi ha detto che siamo prolissi e allora via, cerchiamo di accelerare i tempi. Abbiamo del riso arborio o carnaroli o roma, quello per risotti. Sono circa 4 etti di riso e lo inserisco, prima lo lavo e poi lo inserisco dentro il pomodoro. Intanto lo vado a lavare buttandolo un po' per terra perché era ovviamente, troppo ovviamente. Perché erano più di 4 ore. Certo, 2 chicchi dovevano andare in terra per forza. Allora, intanto che il riso sta lavando, che altro ci vuole per questa ricetta? Ci vuole dell'olio extravergine d'oliva, tanto, dimenticate proprio il filo, il giro, tanto, ce ne vuole almeno un bicchiere. Ci vogliono delle foglioline di basilico. Andremo a spezzettare con le mani. A tavola consiglio, alza la voce perché essendoci il rumore di sottofondo. Adesso lo spengo. Spegni il rumore? Spento. Spengo il rumore. Poi ci vuole dell'origano, noi questo ce lo teniamo da conto come se fosse oro. Perché... Io infatti neanche lo metto perché... No, infatti non piace, quindi... Tanto lo tengo da conto. Questo è proprio preso in Puglia. Buonissimo, fantastico e profumatissimo. Poi ci mettiamo l'aglio, 3 spicchi, ce ne vuole parecchio. Allora, nella teglia li ho lasciati interi perché così tanto poi si sarebbero visti. Qua, visto e considerato che li devo mettere dentro i peperoni, però li farò a pezzettini. Intanto che tu fai pezzettini l'aglio, vogliamo ringraziare lo chef Cannavacciuolo che ci ha dato un'idea fantastica per una ricetta? Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, ci ha proprio telefonato, no? No. Da come l'hai detto tu, magari. No, il collega, sai. Ma quale collega? Magari. Ma, cioè, veramente che le sia. No. Sì. Abbiamo visto una sua ricetta e... No, non abbiamo visto una sua ricetta. La cosa fantastica è che una delle sue ricette spiegate passo passo è capitata come anteprima di pubblicità nella mia videoricetta, nella nostra videoricetta. Lo chef Cannavacciuolo ci ha aperto la strada. È come per dire che ha lavorato per noi. Fantastico. No, vabbè, è un mito, a parte che è veramente molto simpatico e quindi a me piace tanto per quel motivo là. E poi è bello morbido e poi è tanto tanto bravo. Sì. Quindi viva le persone morbide, giusto? Giustissimo. Ok, nel frattempo abbiamo fatto già 2 spicchi, il riso è praticamente lavato, quindi... Posso adesso andarla a prendere, finisco di fare questo, poi dobbiamo mettere il sale e mi raccomando il con il bianco? Sale, no, il pepe bianco no, non in serve. Questa ricetta no. Non serve, dicevo, mi raccomando con il sale perché il pomodoro si beve il sale. Si lo acchiappa. Sì, esatto, quindi ci vorrà, come vedete, una bella presa e dopo che avete condito il riso andare a riassaggiare. Allora, il riso è lavato, abbiamo sciacquato un paio di volte,
almeno un paio di volte, è importante, perché togliete tutto quanto, tutta quell'amido e purtroppo anche altre sostanze che sono dentro. Ecco il riso. Ecco il riso. E voilà. Detto ciò, ce ne buttiamo un po' di addosso ancora. Schizziamoci di tutto il pomodoro, perché il pomodoro c'ha un profumo fantastico. Ecco. Allora, adesso io lo lascio circa mezz'ora a riposo, se potete anche di più, e poi andremo a riempire i nostri pomodori. Peperoni. Uff, peperoni. Va bene? A frappè. Eccoci, allora il nostro riso con il pomodoro, come vedete, è bello carico, già pronto. Ho dovuto aggiungere il sale ben due volte. Quindi ricapitolo un po' gli ingredienti, Allora, aglio, tre spicchi, l'aglio tre spicchi, l'olio, sale. Quanto olio? Il sale, un bel bicchiere d'olio. Il sale, due prese, due belle prese, queste sono le prese, sì. Così, non so, in pizzichi, sono le prese. L'origano, il basilico. E poi abbiamo qua delle patate che abbiamo già sbucciato, ovviamente sono le nostre patate, chiaramente. Ancora i nostri peperoni non li abbiamo qui. Vabbè, sei peperoni di questa grandezza qua, possibilmente, perché quelli troppo grandi... Aspetta che... Che c'è? No, non ci posso credere. Sta cambiando... Noemi, per favore, digli qualcosa tu. Cioè, sta cambiando... il colore dei peperoni, perché giallo e rosso vicino non va bene. Stonano. Ma tu non stai bene. No, non no, ma tu non stai bene. Non è di fede calcistica. Tu no, assolutamente. No, questo è come quando ci siamo conosciuti, che mi ha detto che lui era leggermente tifoso della Lazio. Esatto. Dicevamo. Ecco. Allora, dicevo. E adesso, elencati tutti gli ingredienti, andremo a disporre il nostro riso, pomodoro, eccetera eccetera, dentro ogni peperone, ma anche fuori qua. Quindi se ve ne cade un po' fuori, fa niente, non ve ne può fregar di meno, tanto ci devo andare anche fuori. Mi raccomando, il sale è importante, il sale, dovete controllare bene il sale. Allora, adesso mettiamo riso intorno, il forno ovviamente è già acceso. A quanto? A 200 gradi, dovranno stare almeno 40-45 minuti, sempre dipende dai forni, Uno zeppetto di origano lo togliamo. Ecco qua. Ora ci mettiamo le patate a spicchiotti. Ecco, patate di media grandezza, divisi a spicchi in questo modo. Sempre con i coltelli che non tagliano noi, mi raccomando, perché... Spingetele giù con il coltello. In immersione proprio. Sì, devono andare proprio sotto, sì. Quindi ogni volta che le mettete dovete spingerle in maniera che sale sul sughetto.
Ops. La mia grazia che mi contraddistingue. Io direi che ne mettiamo un'altra e sì, basta. Sì. Purtroppo i miei figli ne saranno affranti, però... E i cappuccetti? E i cappuccetti li mettiamo sopra perché sono decorativi più che altro. Allora, dobbiamo azzeccare... Oppla! Mazzo! Ma che davvero... Mai successo. Mai successo, mai successo proprio. Tu sei, mi sa che sei bravissimo, no? A unire i puntini da a Tetris. Ok, detto questo, mettiamo. Non mi prende in giro, sa? No. Mettiamo un altro pochino d'olio. Certo. Un altro pochino. Salutiamo la mamma che ci ha regalato l'olio. Grazie Paola per l'olio. E poi mi dice, ma state sempre a parlare di me. Uffa. E un pochino di sale sopra i cappuccini. Sopra i frati? No, i cappuccetti. Ah. Scimo. Ok, forno 200 gradi, 40-45 minuti. A dopo. Statico, eh? A statico, dopo. Statico. Eccoci qua. Sono pronti? Belli, sì, sono veramente carini. Guardate sono... che spettacolo! Sì, 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 sono venuti molto bene. Devo dire, sono molto soddisfatta. Ovviamente, sotto al cappellino, ecco che si è rotto. Ne togliamo un altro. Ecco, il riso è ben cotto, perfetto. Brava a tavola, consiglio. Grazie. Brava, brava, brava. Arriva la forchetta, io lo sapevo. Io però devo andare a prendere il riso, perché il riso, dal riso si capisce, certo, se tutto il piatto è buono. Dice di sì. Voi non lo vedete, ma dice di ho sì. Ho preso pure l'aglio. Però è buono pure l'aglio. Aspetta un attimo, l'ho visto, ma così non è più bella. Sì, ho capito. Cioè, ma... croccantina. Sì, vabbè. Basta, ok, lo togliamo, va bene? Prendo anche il piatto? No. Vabbè ragazzi. Che ridi? E rido sì, perché sei proprio, guarda, sei troppo forte. Tanto sono le 8:30 di sera. Certo. Ora di cena. Certo, e quindi tra un po' le mangiamo. È notte fonda ragazzi. Esatto, è notte fonda. Vabbè. E che dire? Buona, no, buona cena no, perché per noi adesso è notte. È luna, che ne so, che vogliamo fare? Buonanotte? Ma per i nostri amici non è luna. Ah, che si sono pronti per domani. Noi allora, il sabato sera, invece di uscire, andare a mangiare fuori, cioè, ci mettiamo ricette. Qui e facciamo ricette. Tra il sabato e la domenica ne faremo almeno 7, 8, sì, più o meno. E vabbè. Signori. Arrivederci alla prossima ricetta. Buonanotte. Ciao a tutti.